Sì, dunque, mi chiamo Caccamo Michele, oggi mi diletto in questa insomma estemporanea che è interessante intanto perché è interessante il centro storico di Gioiosa Ionica. Il regolamento prevedeva e prevede la realizzazione di un quadro, di una tela attorno agli scorci del castello di Gioiosa, quindi io sto interpretando a modo mio, insomma, una mia interpretazione del castello attraverso una foto dell'interno. Il tipo di tecnica è un po' astratta, un po' è impressionismo, ma naturalmente diciamo che ognuno di noi poi interpreta i luoghi in funzione del proprio modo di vederli, ecco. Vivo a Siderno, lavoro a Milano, faccio l'insegnante e niente, quindi tra Lombardia e Calabria. Salve a tutti, mi chiamo Alessandro Spataro, vengo da Bovalino, sto usando i colori acrilici più i colori a matita, che sarebbero acquarella brioche, l'angolo delle spose, che sarebbe un balcone che viene considerato l'angolo dell'amore. E l'ho scelto apposta per disegnare e prendere ispirazione su quest'angolo. Ercole Fortebraccio, vengo da Vibo Valentia. La tipologia di impianto che ho scelto, innanzitutto perché mi sono lasciato ispirare da questa bella finestra sul paesaggio del posto, e poi ovviamente uso la mia tecnica con il mio sentire, i miei colori, una tecnica che progredisce sempre di più con gli anni. Ora sono più di 30 anni che dipingo assiduamente, soprattutto d'estate, nei vari concorsi sia in Calabria che a livello nazionale, per cui niente, mi diverto, se viene qualcosa di buono, ben venga. Allora, io sono Francesco Mangialardi e vengo da Mileto. Da Mileto vengo, sì. Tecnica sto usando? Una tecnica mista. Io ho scelto questo angolino caratteristico perché mi sia piaciuto il taglio delle ombre. Poi c'è una caratteristica lì per quanto riguarda il portoncino, mi è piaciuto moltissimo con il portoncino caratteristico. E naturalmente il contesto qui, che ci sono anche queste piante, quindi mi è piaciuto molto e mi sono trattenuto per questo pure. Io sono Antonio Fortebraccio di Vibo Valenti. La tecnica è mista, però lavoro molto sui colori, perché i colori danno emozione. Allora, mi chiamo Francesco Giovinazzo, provenienza Vibo Valentia Marina, tecnica olio su tela, scelta del soggetto un angolo particolare con una storicità legata a un vecchio portale d'ingresso a un palazzo di Gioiosa Ionica. Allora, mi chiamo Giorgio Di Gifico, vengo da Torino, però sono in Calabria, a Reggio Calabria per le vacanze estive. Sono affascinato da tutta la fascia ionica, già l'anno scorso avevo partecipato a parecchi concorsi in questa zona, anche nell'Alto Ionio, e sto dipingendo uno scorcio che mi ha colpito in modo particolare già dal parcheggio in cui ho parcheggiato la macchina, per cui e mi è piaciuto molto questo angolo, anche lo scorcio di luce che si è venuto a creare. Comunque la mia tecnica è una tecnica che parte da un collage di carte, dove poi realizzo il dipinto con la tempera acrilica lasciando in trasparenza le carte, in maniera da avere una specie di linea orizzontale, verticale e obliqua sul quadro, creando una diffusione del piano verticale in tanti piani obliqui. E questo mi crea così movimento del quadro e profondità. Grazie. Io sono Carmen Arrigo, provengo e risiedo a Locri. Questo è un acquarello su tela, in cotone. Ho scelto questo scorcio perché mi appassionano particolarmente gli angolini nascosti, un pochettino poco evidenti, ma particolari. Affascinanti. La tecnica usata? Acquarello. Acquarello. Mi piacciono anche gli acrilici.
però in questo momento mi sto dedicando a questa tecnica. Francesca Palermo, ho scelto questo spazio perché quando ero piccola salivo sempre e mi soffermavo sempre a guardare il panorama, e quindi per questo ho scelto questo, e lo stile è impressionista. Mi chiamo Jacopetta Renato e sto dipingendo lo scorcio di Gioiosa. La tecnica è acrilico su tela. Perché hai scelto questo posto? Mi speravo di più, anche se è difficile. Sono Daniele Orlando e ho scelto questo angolino perché praticamente richiama sia l'antico di Gioiosa con l'arco che quello che c'è dietro, quello che si è creato dopo l'antico. La tecnica è mista perché c'è una base di acrilico e poi viene rifinito con l'olio, quindi acrilico e olio su tela.